Ma non ti capita mai di sentirti solo in questa battaglia? Ma io probabilmente per il fatto che vado tanto in giro e incontro tanti giovani, incontro tante persone che, diciamo, della lotta alla mafia, hanno fatto un loro impegno ben preciso e costante. Io vengo invitato in tutta Italia, non sicuramente dall'istituzione, ma vengo invitato dal gruppo autonomo dei ragazzi, dai ragazzi dei licei, dai ragazzi delle scuole, dai meetup di Grillo, e quindi forse questo è un qualche cosa che mi impedisce di sentirmi solo, cosa che forse se non avessi questi incontri costanti con questo tipo di persone, probabilmente mi potrebbe succedere. E secondo te, quale sarebbe, cioè quale potrebbe essere il consiglio, che ti sentiresti di dare diciamo, alla gente normale, no? Alla gente che vive di televisione, alla gente che il 19 luglio magari ha effettivamente una commozione, se vogliamo, autentica nel vedere al TG se lo faranno il servizio quest'anno, no? Sulla morte di Paolo. Però qual è lo scatto che manca per avere veramente una partigianeria, se vogliamo, no? Ma partigianeria nel senso che prendere in modo deciso e netto e intellettualmente onesto una parte. Ma guarda, io quando faccio questi incontri con i giovani, anche con gli adulti, quando alla fine qualcuno mi viene a dire mi sono commosso, io forse in maniera troppo brusca gli dico che se si è commosso allora io non sono riuscito a fare quello che intendevo fare, perché io in questi incontri che faccio con la gente, la persona intendo farle indignare, intendo fare suscitare una rabbia contro quello che è lo stato del nostro paese. E quello che invece qualcun altro vuole fare è proprio di limitare le memorie di Paolo alla commozione una tantum in occasione delle cerimonie di commemorazione o altro. E quindi questo è quello contro cui io mi ribello. Questa è una ben precisa strategia, e proprio a fronte di questo io ho organizzato questa manifestazione quest'anno in Via D'Amelio per il 19 luglio, per impedire che la gente vada lì a commuoversi, per impedire che i soliti avvoltoi vengano lì a celebrare la morte di Paolo Borsellino. E il consiglio che posso dare alla gente è quello di spegnere la televisione, è quello di non leggere i giornali, invece di informarsi in maniera autonoma, come infatti per fortuna fanno oggi tanti giovani. È vero che esiste anche la massa di giovani che guarda il Grande Fratello, che registra il Grande Fratello, e purtroppo questo mi viene detto dai quei giovani impegnati che incontro. Mi dicono: guardi, anche noi certe volte ci sentiamo un po' isolati perché, diciamo, cerchiamo di diffondere certe cose, e mi dicono: no, ma quel giorno devo registrare il Grande Fratello, e così via. Purtroppo è vero che questo problema esiste, però io dico che nelle nuove generazioni soprattutto c'è questa tendenza a non accettare l'informazione così come viene propinata per cercare di addormentare l'opinione pubblica, addormentare le menti, e cercare invece di informarsi direttamente. E il consiglio che posso dare alla gente è proprio questo: leggere il più possibile, informarsi in maniera autonoma, e quindi in questa maniera conoscere quella che è la verità. Poi certe cose verranno autonomamente, verranno come diretta conseguenza del fatto che la gente sa, che la gente conosce. Io mi accorgo che c'è una grossa ignoranza in giro, cioè la strategia di fare dimenticare, addirittura di cancellare le nostre memorie, che è quello che viene fatto. Si cerca di cancellare la memoria della Resistenza, si cerca di cancellare la stessa Costituzione, o perlomeno di stravolgere. La strategia purtroppo è una strategia
che sta dando i suoi frutti e che in questo momento purtroppo è vincente. Bisogna incitare la gente a reagire a questa strategia, non perdere le proprie memorie, a informarsi. Io quando vado in giro a parlare oggi di Agenda Rossa, di Castello Ottiveggio, spesso la gente rimane stupita, dice ma mi confessa di non conoscere assolutamente queste cose. E se la gente conoscesse che cosa c'è dietro la strage del 92, forse la gente reagirebbe in maniera diversa e forse oggi non saremmo nel terribile stato in cui siamo. Ma tu sei ottimista? Io se non fossi, non mi posso definire ottimista, nel senso che io se non altro penso che la mia lotta per la giustizia e per la verità, io credo che non ne riuscirò a vedere i risultati, io credo che me ne andrò da questo mondo ancora continuando a lottare e lo farò comunque fino all'ultimo giorno continuando a lottare per la verità e per la giustizia, ma credo che non riuscirò a vedere i risultati di questa mia piccola lotta, che spero che non sia solo mia, però se continuo a farlo vuol dire che credo, e lo credo fermamente, che riusciremo, le nuove generazioni, le generazioni che verranno, riusciranno a sentire quel fresco profumo di libertà di cui Paolo parlava e per cui Paolo è morto.